Capitolo Monturano Campiglione, vincitrice la squadra dello scorso campionato di prima categoria Girone C, una new entry nel Girone B a questo punto di promozione. Con il presidente Liberini, la squadra, la società è pronta per questo campionato? Ma piano piano, io dico di sì, però piano piano c'è ancora da lavorare qualcosa. Ancora. Stiamo lavorando per mettere qualche tassello dove pensiamo che manca, via, stiamo lavorando bene. Problema nel reparto under? No, nessun problema, perché già anche quest'anno ce ne sono stati abbastanza che hanno giocato nella prima categoria. L'unico obiettivo nostro è di far crescere proprio il settore giovanile, quindi ce l'abbiamo all'interno, penso che vada bene quelli che ci abbiamo. Allora ritorniamo un attimo al passato con il presidente, poi andremo dal tecnico Roberto Bagalini. Lei si aspettava di vincere questo campionato? Sì. Devo essere sincero, sì, la squadra è molto forte. Io la vedevo con gli occhi miei, però purtroppo giochiamo in molti, però sinceramente me l'aspettavo. A parte gli infortuni molti, che abbiamo avuto dei giocatori importanti che non ci avevamo avuti, ma quando sono tornati sono venuti fuori veramente la grande. Diamo un voto a mister Bagalini? Non c'è il numero per me, il massimo è un grande. E allora andiamo da Roberto Bagalini. Lei non era sulla stessa linea del suo presidente. Il presidente era sicuro di vincere e lei faceva il pompiere. Perché? Ma sicuro di vincere? Sicuramente no. Come ho detto, eravamo una delle 6-7 squadre che potevano far benissimo in questo campionato. E durante il campionato, fino alla decima di andata, pensavamo tutti questa. Poi negli ultimi 5 abbiamo avuto un calo importante che ci aveva messo fuori dai play-off. E nel girone di ritorno abbiamo fatto qualcosa di straordinario, perché 38 punti, 8 vittorie finali, questo sì ci ha consentito appunto di vincere il campionato. Quando militava in prima categoria, Roberto Bagalini diceva sempre che preferiva il girone C, preferiva giocare con le squadre delle maceratese. Adesso in promozione li ritroviamo. Sì, sì, beh, il girone B chiaramente racchiude l'Ascolano, il Fermano, il maceratese e qualcosa dell'Anconetano. Sì, il girone C, ho fatto tantissimi campionati del girone C e tantissimi del girone D. Il girone C è un po' più qualitativo, sono gambi migliori, si gioca un po' più a calcio e il mio credo è questo, insomma. Io sono un allenatore che punta più sotto l'aspetto tecnico che, diciamo, sotto quello agonistico, per questo ho preferito sempre il girone C. E allora che cosa si aspetta dal suo Monturano Campiglione matricola di promozione? E fa anche rima. Ma gli obiettivi sono due: cercare di farci rispettare in questo campionato, come ha detto il presidente, far crescere i nostri ragazzi, il settore giovanile. Quest'anno noi in rosa, forse pochi se ne sono accorti, nei 22-23 avevamo 7-8-98 e 2-97. Torneranno utili quest'anno, cercheremo di metterci qualcos'altro, perché ora escono dagli allievi 99. Faremo la juniores, quindi un movimento che cresce, come ha detto il presidente, dobbiamo essere pronti, bravi e, ripeto, cercare di farci rispettare in questo campionato che io conosco abbastanza bene, so che è tosto. Un'ultima domanda che riguarda Roberto Bagalini, che oggi ha ricevuto la panchina d'oro del calcio marchigiano riferita alla passata stagione. Un premio bello, perché è assegnato grazie ai voti dei suoi colleghi. Ma sicuramente, ringrazio i colleghi e, come hai detto tu, è importante per questo, dato dai colleghi, ma io credo che non sia solo per il discorso di aver vinto il campionato, credo che sia anche il fatto che io in campo sono che rispetta tutti, il comportamento, credo che anche questo abbia contribuito dopo 30 anni, io adesso sono 30 anni, ho iniziato nell'86 a allenare, quindi ecco, un riconoscimento che mi fa piacere, è importante, e ringrazio tutti i colleghi che mi hanno votato, anche quelli che non mi hanno votato.